vi ricordate il video che è uscito circa 2 mesi fa sul canale dove vi dicevo che dovevo fare delle modifiche alla camera? Beh, se non ve lo ricordate non vi preoccupate, ve lo lascio nelle in alto a destra, così anche se l'avete perso potete recuperarlo e potete dargli un'occhiata. Fatto sta che comunque è finalmente arrivato quel momento e quindi niente, direi di lasciarvi al video e ci rivediamo dopo. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Hello, bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi, ragazzi, come vedete, un'inquadratura un po' diversa dal solito e forse potrete notare anche dei cambiamenti per quanto riguarda la mia stanza. Infatti, come avrete letto dal titolo, oggi ci troviamo nel mio room makeover. Quindi io direi di lasciarvi alle clip del room makeover e ci rivediamo direttamente alla fine del video per i saluti finali. Ragazzi, sono in camera mia anche se non si direbbe perché è tutto bianco. Comunque procede tutto. Vabbè, qua abbiamo i letti che saranno puliti in una maniera incredibile perché sono strapieni di polvere. Le mie condizioni pezzo e peggio, vorrei dire. Però sta venendo. Se vi ricordate, prima il muro davanti era grigio chiaro e anche qua, e la parete alle mie spalle dove sta la porta, invece lì era grigio scuro. Forse in video non rende tantissimo, però appunto tutto bianco. Anche ovviamente il soffitto, e tra l'altro lì dobbiamo comprare anche il lampadario nuovo perché quello di prima non ci azzeccava. Qua ci sarà la mia scrivania e qua dietro la cassettiera come sempre, e ci sta anche una sorpresa per quanto riguarda sia la scrivania che la cassettiera, ma ve le farò vedere prossimamente. Tra l'altro questo sgabello ha fatto una bruttissima fine, poverino. Ok, dettagli. Quindi niente, il mio room makeover procede, vedremo i risultati finiti insieme ovviamente, anche se comunque ci sono tante piccole cose che si devono aggiustare, come già avevo detto, tipo la lampada della scrivania che devo cambiare, le lampadine RGB che si collegano all'Alexa che devo prendere, e tante altre piccole cosettine che faranno comunque una grande differenza una volta messe tutte. E niente, ci rivediamo più avanti, tra l'altro sì, sono bianchissima anch'io, fantastico, vedo tutto bianco. Ok, questo è stato il mio room makeover, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente farò un room tour finale una volta che avrò finito anche delle piccole modifiche che tra l'altro apporterò proprio in questi giorni. Infatti penso che tra poco vedrete anche delle clip registrate da IKEA, perché domani per me, ma per voi sarà già passato, devo andare a prendere le ultime cose che mi servono per fare gli ultimi ritocchi finali e quindi completare definitivamente al 100% la mia camera, così da poi potervela mostrare in tutto il suo splendore, in tutta la sua interezza. Io sono molto contenta del risultato che ne è uscito, anche perché comunque cambiare l'ambiente dove passi la maggior parte del tuo tempo può essere davvero stimolante anche per la creatività, per quanto riguarda magari per me per i video o per quanto riguarda qualcun altro di voi per altre cose della vita. Quindi se ne avete la possibilità, anche magari solo un cambio di mobili oppure un cambio di disposizione potrebbe essere la soluzione ai vostri problemi, anche perché nell'ultimo periodo che abbiamo passato davvero tantissimo tempo in casa è stato davvero straziante, o quasi, vedere comunque sempre la stessa disposizione, sempre le stesse cose tutti i giorni, sempre uguale. Quindi sono molto felice del cambiamento insomma generale e spero lo possiate essere anche voi. E niente, quindi ci vediamo più tardi con le clip da IKEA e poi ci vedremo alla fine del video per i saluti finali. It's time to go to IKEA. Siamo ad IKEA, ragazzi, alla ricerca delle cose che ci servono.
E niente, qui volevamo pagare, ma si sono bloccate le casse, quindi siamo rimasti un'ora ad aspettare e nel frattempo ho approfittato per studiare arte. Sì, studio dappertutto. Ok, è passato qualche giorno dall'ultima clip che avete visto da Ikea, dove dovevamo pagare alle casse, si sono bloccate le casse, niente, poi alla fine siamo riusciti comunque a pagare e a comprare tutto quello che avevamo preso e camera mia è praticamente conclusa, o quasi, manca solo l'ultima delle piccolezze che però devo ancora trovare, cioè in realtà ho già trovato le cose ma non ho ancora la possibilità di averle qui, quindi... Niente, devo aspettare per forza e prossimamente vedrete il room tour sul canale dove vi farò vedere nel dettaglio tutto quello che ho cambiato, tutto quello che è rimasto lo stesso, vi farò vedere comunque nel dettaglio tutta la stanza perché comunque mi sono accorta che da 2 anni a questa parte, ormai che faccio video su YouTube in questa camera, non l'avete mai vista in tutta la sua interezza. Quindi niente ragazzi, io spero che questo room makeover vi sia piaciuto, se così è stato vi lascio un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, se vorreste vedere altri video del genere fatemelo sapere qua sotto nei commenti e niente, noi ci vedremo prossimamente con prossimi video sempre qua sul canale. Bella!